Questo video sarà strutturato in tre parti. La prima, che cos'è, cosa si intende per maschile e femminile interiori? La seconda, come nasce questo concetto? E la terza, quali sono le conseguenze di questa narrazione? E alla fine ti darò una chiave di comprensione di qualcosa che sfugge e che permette di aprire la porta su un panorama di possibilità diverse e meravigliose. Sigla. Parte. Che cos'è questo maschile e femminile interiore? Che cosa si intende per questo concetto? Ecco, spesso, un po' in tutti i campi, ma direi in particolar modo nella spiritualità, si usano parole, termini, concetti senza specificare a che cosa ci si riferisca, dando un po' per scontato che le persone che ascoltano diano tutte quante lo stesso significato e abbiano tutte quante la stessa comprensione. Spesso non è così, spesso arriva il concetto come qualcosa di vago che crea un effetto sorpresa o quello che chiamo parolone e che fa tipo: oh, quante cose che sa questa persona! Però alla fine il rischio è di parlare senza che chi è dall'altra parte si formi la stessa concezione che abbiamo in mente noi che la comunichiamo. Allora, solitamente per maschile e femminile interiore, spulciando tutte le varie proposte di corsi, di post, di articoli, eccetera, si intendono, senza specificarlo, due principali cose. La prima, un'attribuzione di genere alle energie espansive e contrattive dell'universo. Potremmo semplificare dicendo allo yin e allo yang. Per cui il maschile sarebbe abbinato a una lista di qualità, quali per esempio attivo, solare, razionale, positivo, forte, eccetera. E il femminile sarebbe abbinato alla qualità contraria, negativo, lunare, intuitivo, accoglienza, eccetera. Il secondo significato attiene invece più a una sorta di rappresentazione mentale o interiore che una persona si sarebbe fatta del genere opposto al suo e che può o meno derivare da reali concrete esperienze della vita con persone appartenenti all'altro genere. Seconda parte del video. Come nasce questo concetto? In questa parte ci riferiamo al primo significato che ho esposto nella prima parte del video, cioè all'attribuzione di un genere alle energie espansive e contrattive dell'universo, chiamiamole pure per semplicità yin e yang, e non quindi alla rappresentazione interiore di quello che si considera l'altro genere. Per capire come nasce questo concetto, dobbiamo innanzitutto guardare qual è la base, la terra nel quale il seme si pianta e mette radici. In questo caso siamo in un contesto, per forza di logica, duale o positiva, di pensiero dicotomico, quello che semplicemente chiamo pensiero delle divisioni. La mia cara amica Alessandra P. mi suggerisce il termine complementarismo per riferirsi ad un analogo sistema di organizzazione della conoscenza, per cui ogni fenomeno viene diviso a metà e una metà è considerata opposta all'altra. Quindi abbiamo una concezione di diverso e complementarietà nell'opposizione e non è necessariamente così come vedremo alla fine del video. Del pensiero duale o positivo ne ho fatto il mio cavallo di battaglia e tutto il mio lavoro si fonda per osservare una logica differente e vedere come una logica differente possa creare un diverso modo di rappresentare la realtà e quindi anche di produrre cultura. In questa idea di complementarietà e diversità abbiamo una rigida attribuzione di queste qualità. Non sfugga la parola rigida, per cui al maschile corrispondono le qualità che abbiamo elencato in precedenza, al femminile ne corrispondono delle altre e queste due categorie si configurano come due compartimenti stagni. Un punto importante per la comprensione di questo tema è questo.
Solitamente si parla di energie e si dice e si esplicita che non si tratta di incarnazioni, di corpi incarnati, ma di energie dell'universo. La mia risposta a questa obiezione è sempre la stessa. È matematicamente impossibile per il semplice modo in cui la nostra mente funziona. Dal momento in cui io narro il maschile in un certo modo e il femminile in un altro modo, nel ricevere io come soggetto questa narrazione, automaticamente la mia rappresentazione mentale avrà dei riferimenti maschili e femminili concreti, ai quali cercherò di adeguarmi. Quindi diventa una narrazione che inevitabilmente si costituisce come un modello a cui uniformare le nostre identità, a seconda che una persona si senta o si riconosca nel genere femminile o maschile. Di fatto, pur spesso trovando questi spunti che parlano di solo energia, quando si va a vedere come le persone si rapportano a questo concetto, si scende sempre negli uomini e nelle donne, reali, incarnati. E questo è proprio il passaggio che fa capire come sia nato il concetto di maschile e femminile interiore. Perché proprio perché queste narrazioni così rigide di maschile lista di qualità e femminile lista di qualità iniziava a stare stretta. Stava stretta perché? Perché non combaciava, ad esempio, la sfera emotiva abbinata al femminile. A un certo punto è suonato come una mancanza negli uomini che culturalmente sono stati educati a reprimerla. Viceversa, possiamo prendere un esempio della razionalità culturalmente abbinata al maschile, che a un certo punto è diventato una sensazione di mutilata mancanza anche nelle donne. A quel punto c'è stato il bisogno di introdurre un concetto che cercasse di mettere un po' una toppa in questa mutilazione. E nasce così l'idea che tutti abbiamo tutte queste energie, che in sé è assolutamente condivisibile, se non che, come vedremo in seguito, pone un problema. Quindi questa pezza un po' cosa significava? Significava che, per esempio, io, incarnante il femminile, e quindi secondo questa visione con tutta una serie di lista di qualità, diciamo, di serie, per non escludere anche ciò che la cultura ha attribuito al maschile, allora faccio questo lavoro di integrazione trovando la parte attiva, razionale, positiva, solare dentro però di me, e quindi su un altro livello rispetto alle qualità di serie che io porto. Lo stesso procedimento, uguale al contrario, nei confronti degli uomini. E da qua si è aperto un mondo di concetto di integrazione, guarigione, eccetera, eccetera. Anche qui però, senza specificare quale riferimento di significato si dà al concetto e quindi creando un bel po' di confusione. Terza parte del video. Quali sono le conseguenze di questa narrazione, di questa suddivisione così rigida in coppie di opposti e in qualità attribuibili all'una o all'altra energia maschile o femminile? Il primo punto lo stavo già accennando in chiusura della seconda parte del video. Nel momento in cui, per cercare di mettere la pezza, io comunque uso una narrazione che non svincola un'attribuzione di generi a determinate energie, rimango nella logica duale o positiva, la cui spiegazione rimanda a un altro video, ma che è di fondamentale importanza per comprendere che è soltanto un modo di organizzare la realtà e non è l'unico modo possibile. Tutt'oggi ci sono esempi di culture che porto spesso dove non si utilizza questo tipo di mente e non si utilizza questo tipo di attribuzione di significato alla realtà, e l'esito vedremo che è molto differente da quello che siamo riusciti a produrre noi nella nostra cultura e anche molto interessante. Per dirne una, sono culture assolutamente in equilibrio tra i generi, tra essere umano e natura, tra essere umano e universo. Ed è invece proprio l'equilibrio che questo tipo di logica in realtà impedisce, proprio perché continua comunque, anche se usa l'espediente dell'interno e dell'esterno, a essere rigida in quell'attribuzione lì, quindi a confermare una logica che ha nella sua essenza quello di tenere separati. E quindi è come se ci fosse una rincorsa infinita per raggiungere un qualcosa che lo stesso mezzo che adoperiamo non ci consente di raggiungere.
Perché anche quando mi adopero con la razionalità, che è quella che sto utilizzando anche per registrare questo video, io, secondo questo sistema, dovrei continuare a nominarla come il mio maschile. Quando invece te lo dico alla fine del video. Di fatto, essendo questa una logica astratta, pone delle categorie e dei modelli che sono frutto di un'astrazione e non quindi ricavati da una reale, concreta esperienza delle persone. È proprio qui la genesi, vedremo, del pensiero duale o positivo. L'applicare una regoletta a tutti i fenomeni della realtà. Ed è proprio adesso un periodo storico in cui le esperienze differenti stanno reclamando altro. Quindi questo ci collega alla seconda conseguenza di questa narrazione, il profondo senso di inadeguatezza che scatta nelle persone che hanno una sensazione differente e un'idea differente delle loro qualità personali. Ne è un esempio tutta la mia storia di vita, l'essermi approcciata quando ero molto giovane a quello che potremmo chiamare sacralità femminile, dove il modello imperante era lunare. Io ho represso il mio fuoco, invece di darci un significato positivo come una risorsa, l'ho considerato per anni un difetto. Ma il fuoco è nella mia indole, nel mio temperamento, nel mio bagaglio di nascita. Sono sempre stata così e i bambini in questo sono delle lezioni incredibili. Solamente che per adeguarmi a un modello femminile considerato solamente lunare, io dovevo mutilare quella parte di me, considerarla uno squilibrio, considerarla un difetto. E come tale mi veniva rimandato. Per uscire da questa gabbia che io stessa avevo deciso di adottare per me, ci ho messo molti anni. Molti anni e la reale comprensione di che cosa fosse il significato della grande madre arcaica, che è ben più di luna contrapposto a sole. Ed è così che ho scoperto che il fuoco di cui io ero portatrice dalla nascita assolutamente può essere femminile, perché non ha veramente un genere. Ed ecco che dal mio senso di inadeguatezza che mi ha accompagnato per anni, ho potuto dare uno sguardo a quelle che erano le basi concettuali di quello che fondava il mio pensiero, ed è così che sono arrivata a portare il mio progetto di video. La terza conseguenza di questa narrazione è che rinforza un pensiero lineare. La rigida suddivisione in compartimenti stagni è proprio appartenente a un pensiero lineare. Un pensiero lineare si configura proprio graficamente come una linea con due poli estremi. A un capo c'è il bianco, all'altro capo c'è il nero, per esempio. E ad ognuno di questi capi, appunto, abbiamo un'attribuzione di significato dove l'uno è l'opposto dell'altro. Il paradosso è che questo modello, adottato anche molto nell'ambito di contesti, tra virgolette, definibili femminili, impedisce invece quella che è l'apprendimento di un pensiero circolare, che invece dovrebbe essere quello che alcuni contesti femminili vogliono proprio proporre. Ed ecco la chiave che ti ho promesso all'inizio del video. Ciò che sfugge, perché utilizziamo questo pensiero lineare, è che invece il tutto può essere concepito in movimento, anziché in un contesto statico. Pensiero lineare, quindi, pensiero statico, categorie stagne, attribuzione di tabelline rigide. Il pensiero circolare, invece, è un pensiero che concepisce un movimento continuo, in questo caso le energie espansive e contrattive dell'universo, non come espansione contrapposta, contrazione, ma come una continua danza, esattamente come il nostro respiro. Il nostro respiro non è fatto da rigide categorie. Inspiro, espiro. È un processo. E come tale dovrebbero essere viste anche le qualità energetiche. Un processo e un movimento continuo. E qual è il buco della serratura in cui infilare questa chiave? L'idea che il movimento
Questo movimento, esattamente come ciascun essere respira e respira completamente il ciclo di inspiro ed espiro, queste qualità sono parte di tutto ciò che esiste nell'universo. Quindi, la grossa chiave rivoluzionaria è senza un'attribuzione rigida di genere. A questo punto tante persone si spaventano perché, proprio per quello che dicevo all'inizio, perché queste diventano dei modelli a cui uniformarsi, temono di sentire la propria identità minata da questo nuovo sguardo, da questo nuovo punto di vista. Ma invece, se si ha il coraggio di fare questo salto in ciò che sembra di non conoscersi, si vede che non è così. Perché in realtà questo permette la perfetta espressione dei temperamenti, delle qualità con cui tutti noi nasciamo, che sono più di un tipo, più di un altro, più tutta l'influenza culturale, ma comunque lasciando assolutamente la più larga possibilità di essere ciò che veramente si è. Quindi, per esempio, per tutte quelle donne che invece per loro natura si identificano perfettamente nel modello del femminile voluto da questa idea, cioè sono lunari, sono introspettive, sono intuitive, eccetera, anche nella nuova visione queste persone non troveranno l'obbligo di uniformarsi a qualcosa di differente. Piuttosto la concezione identitaria diventa qualcos'altro. Partendo dal presupposto che tutte e tutti noi siamo esseri completi che possono avere tutte queste qualità come un dono, come degli strumenti da combinare e ricombinare a seconda del proprio temperamento, delle esperienze di vita, eccetera, per tutto l'arco della propria vita, a quel punto, semmai, quello che può esserci di differente perché abbiamo questa grande spinta al concetto di complementarietà è il tipo di movimento. Ricordiamo, pensiero lineare, due categorie contrapposte, rigide. Non c'è movimento. Pensiero circolare, oltre all'estremità, le estremità non sono altro che due punti, due picchi di massima espressione del movimento, che però prevede anche tutti i punti intermedi, esattamente come nel mio respirare, il movimento è un lento espandersi e un lento contrarsi, dove il massimo pieno dei miei polmoni e il massimo vuoto non sono che un momento. Si tratta di aprire la possibilità di vedere le differenze, non per forza in contrapposizione, non per forza come sinonimo di opposto e soprattutto non come una mutilazione. La ragione per cui quell'equilibrio in questa narrazione è impossibile è esattamente questa sensazione di doversi privare magari di qualità che già abbiamo dalla nascita e che quindi crea già un conflitto interiore tra te e te, tra te e le qualità che tu ritieni scomode, conflitto che poi inevitabilmente rischi di proiettare nell'altro da te. E quindi non parliamo più di natura, parliamo di cultura. E allora quello che devo integrare non diventa più il mio maschile interiore, ma semmai può essere un percorso per alcune donne, per alcuni uomini o per persone che non si identificano né nell'una né nell'altra cosa, recuperare e dare dignità e valore alle qualità che la cultura ha insegnato a riconoscere come altre da te. Quindi la mia razionalità? La mia razionalità è parte dello strumento con cui io sono nata, che la cultura nel tempo mi ha insegnato ad attribuire all'altro. E quindi io non ho questo maschile da integrare, semmai ho ancora molto lavoro da fare per integrare le qualità universali che la mia cultura mi ha insegnato a riconoscere come maschile. Un'altra prospettiva. Ci vediamo al prossimo video e radica con me questa rivoluzione.